Siamo con Giuseppe Zizzi, allenatore delle rappresentative sarde nelle ultime due stagioni, prima l'esperienza con la categoria giovanissimi, quest'anno con gli allievi. Innanzitutto, che cosa è rimasto a distanza di qualche mese di questa esperienza? Beh, rimangono molte cose, tanto tanta soddisfazione perché essere l'allenatore della rappresentativa è veramente gratificante. Ti mette in contatto con tutte le società della Sardegna, conosci un'infinità sia di persone, fra dirigenti, conosci altri colleghi allenatori e poi puoi visionare i migliori giocatori, ciò che esprime la nostra regione. Io ho l'opportunità di poterlo vedere tutto quanto in presa diretta e di dare le mie valutazioni. Ecco, in questi due anni come avete lavorato? Che tipo di metodologia di lavoro avete adottato anche per visionare i ragazzi, visto che sono tantissimi, tra l'altro le territori spesso lontani anche di difficile accesso? Ma sai, con la categoria giovanissimi abbiamo visionato, avevamo avuto l'opportunità di visionare oltre 970 giocatori, erano 970 tesserati nella categoria giovanissimi, mentre invece con gli allievi abbiamo superato i 1200 giocatori, perché lì dobbiamo includere nel numero anche quelli che giocavano in Serie D, quelli che giocavano in eccellenza, promozione, non solo proprio nelle categorie allievi, sia esse regionali o provinciali. Poter vedere tutti questi giocatori mi sono avvalso di una rete di collaboratori veramente vasta. Tutti i miei collaboratori mi hanno selezionato, mi selezionavano il giocatore che secondo loro poteva essere interessante, e io a quel punto, al primo raduno utile, li convocavo e li visionavo direttamente. Certo, ecco, nelle valutazioni tecniche avete trovato carenza di qualche ruolo? Magari i ragazzi oggi sono più propensi ad alcune zone del campo, o mediamente insomma c'è stata scelta un po' in tutti i settori? No, sai, la scelta c'è stata in tutti quanti i settori, è che magari certe zone esprimono o qualcosa in più in determinati ruoli rispetto ad altre. Ti faccio l'esempio: i due portieri che avevo quest'anno venivano entrambi dalla provincia di Nuoro. Avevo il portiere della Dorgalese, Ruggiu, e il portiere Sanna e il portiere del Budoni. Le altre zone della Sardegna non hanno espresso portieri, ad esempio, di questo livello, mentre difensori molto forti li ha espressi Sassari, avevamo Gambella e Madeddu, o Pinna, ad esempio, dell'Olbia, Ortu, dell'Alghero, mentre invece i piedi buoni, quelli migliori li ha espressi magari Cagliari, soprattutto a centrocampo, esprimeva qualcosina in più. Ecco, ma questo può dipendere anche dal modo di lavorare nei settori giovanili, dalle caratteristiche fisiche, ci può essere una ragione di fondo? Ma è un mix comunque di queste cose, sia dal modo di lavorare degli allenatori. Il cagliaritano solitamente esprime i piedi più buoni, esprime molto più la tecnica e la tattica, mentre invece la zona Nuoro-Sassari esprime già il carattere del giocatore. I giocatori hanno molta più grinta in campo, quindi quei ruoli dove è necessaria la grinta li esprime molto di più Nuoro e Sassari. Ecco, facendo una valutazione sul biennio, rispetto all'anno scorso, ci sono delle novità sostanziali nel reclutamento dei ragazzi? Avete notato qualche differenza? Non so, questo discorso, come dire, anche dei fuori quota ha condizionato il vostro lavoro? Esatto, è proprio così, cioè la mia ricerca è stata orientata soprattutto a quei ragazzi che già erano in prima squadra in Serie D e in eccellenza, e poi mi sono rivolto anche al campionato di promozione in ultima analisi. Questo perché i giocatori al torneo delle regioni li devi avere pronti e devono giocare un giorno sì, un giorno no. Quindi cosa mi serviva? Mi servivano dei giocatori che erano abituati ad allenarsi 5 giorni la settimana, non più i 2 allenamenti o i 3 che si fanno solitamente in allievi. Avevi necessità veramente di giocatori già pronti e che avevano maturato esperienze importanti. Ecco, tu in questi mesi sei stato uno dei difensori, possiamo dire, della regola dei fuori quota. Ecco, in risposta a chi dice che in realtà i giovani se meritano e giocano, per quale motivo vale la pena scommettere ancora sui 4 fuori quota adesso anche in promozione? Ma io continuo a dire, siccome si sta parlando del rinnovare dalla base il calcio in Italia, e la base parte dai giovanissimi, dagli allievi, inizia a partire da queste categorie qua. Io l'anno scorso, in un'intervista che ho dato alla Nuova Sardegna ad agosto, ho detto che il 95 andava già portato almeno in panchina.
e quest'anno è il 95, è obbligatorio utilizzarlo in campo in eccellenza in promozione. Se si fosse già portato in panchina l'anno scorso, oggi questo ragazzo aveva già maturato l'esperienza di prima squadra e molte società si sarebbero trovate già avvantaggiate con questi ragazzi. Ecco, ma c'è il rischio che qualche ragazzo, magari se non ha molta concorrenza nella rosa della sua squadra, come è accaduto in alcune società, abbia magari meno stimoli nell'allenarsi, nel mettersi a disposizione? La concorrenza c'è, la concorrenza è come nella vita, nel lavoro, c'è dappertutto. Chi non vale in campo non ci va, gli allenatori non si suicidano, cioè mettono in campo chi gli fa vincere la partita. E nei quattro ragazzi che vado a scegliere, scelgo i migliori. Adesso non mi si può dire che nei nostri centri non ci sono 8 giocatori, 4 da mettere in campo e 4 da portare in panchina che non possono stare in campo. Io a questa cosa qua non ci voglio credere. Ecco, magari la fidelizzazione potrebbe essere un ottimo modo per dare continuità a questo tipo di discorso, no? Cioè obbligare la società a prendere i ragazzi del proprio settore giovanile e mantenerli. Infatti a me è dispiaciuto molto questa marcia indietro della fidelizzazione, perché se si fosse continuato su questa squadra, su questa strada, oggi veramente avremmo avuto già i ragazzi al secondo anno che erano nella stessa società. Altrimenti continuiamo a prendere, ho visto che il calciomercato nostro si sta affacciando nuovamente in continente, nelle squadre del continente, per prendere dei 95 o dei 94. Non ci voglio credere che da noi non ci sono ragazzi che non possano calcare il campo. Ecco, da nuorese invece come valuta lo stato di salute del calcio cittadino? C'è un problema di impianti, le società rivendicano anche una maggiore forza, qual è il tuo punto di vista? Ma il problema degli impianti a Nuoro è veramente palese, sotto gli occhi di tutti. I centri intorno a Nuoro hanno tutti quanti almeno un campo in sintetico, Nuoro ha un campo a malapena in erba usurata. Quindi questa esprimiamo di calcio, esprimiamo veramente queste cose qua. La Nuorese purtroppo, abbiamo visto, ha riconsegnato il presidente le chiavi della società al sindaco, ha una società in promozione. Vedere Nuoro in questa situazione è un po' così. Le responsabilità sono sicuramente di tante persone, però ecco, la speranza è che proprio si riparta dai giovani, si torni a investire nei giovani, proprio perché, come si diceva, sono il futuro non solo nel calcio ma ovviamente nella vita di tutti i giorni. Questa ovviamente è la mia. Io ero contento che l'anno scorso la Nuorese stesse portando avanti il discorso dei ragazzi. Retrocedere per retrocedere come si è retrocesso, alla fine era molto meglio retrocedere con i ragazzi e far maturare a quel numero, quei 22-24 ragazzi che aveva iniziato la preparazione, un'esperienza di un campionato di eccellenza. Oggi li avremmo trovati tutti pronti, poi a dicembre si è deciso di abbandonare quella strada, non ero d'accordo. E non sono d'accordo neanche in questo momento, però è una mia opinione personale. Ecco, tornando al discorso delle rappresentative, quali sono i ricordi più belli legati alle esperienze oltreterreno? I ragazzi, comunque, i ragazzi avevano la Sardegna nel cuore, questo è quello che hanno portato. Loro hanno portato con me, con i miei collaboratori, abbiamo portato la Sardegna e il comportamento dei sardi è stato esemplare. Questo è quello che mi ha gratificato oltre il campo, che è stato veramente gratificante, il fatto che loro siano comportati da giocatori e dico anche da professionisti, sono comportati in maniera eccezionale, sia nel campo che fuori dal campo. Ecco, per chiudere invece, c'è il nome di qualche ragazzo che potrebbe veramente fare il salto nel calcio che conta, al di là anche della Serie D? Ma sai, i 20 che ho portato quest'ultima tornata in Basilicata erano tutti forti. Potevano giocare uno, poteva giocare al posto dell'altro. E prima ti ho detto che ad esempio ho avuto Madeddu che ha vinto il campionato con la Torres, ho avuto Dore che ha giocato tutto il campionato con il Latte Dolce, ho avuto Canzilla, il giocatore dell'Anusè, cioè ho avuto giocatori veramente che possono ambire e aspirare al salto fra i professionisti, senza togliere nulla agli altri che non ho citato, ma Sanna che era già dodicesimo o col Bodoni ed è un 96, cioè Giuliano Urto 96, Fabio Floris 96, vedi che il panorama isolano esprime giocatori in grado di stare in campo e giocatori certo. Di giocare anche in categoria. Certo, si tratta di dargli la fiducia che merita. Dargli la fiducia che merita. Certo. E in Sardegna guarda che lavoriamo bene.
se no altrimenti i risultati che abbiamo avuto in questi 2 anni con le rappresentative ce li saremmo scordati. Certo. Benissimo, noi ringraziamo Giuseppe Zizzi, ovviamente facciamo i complimenti per questi 2 anni alla guida delle rappresentative sarde. La speranza è veramente che questo appello che è stato rivolto a tutti gli addetti ai lavori a dare fiducia ai giovani venga ascoltato, soprattutto in un periodo di crisi come questo. Abbiamo visto che ci sono società che non sono riuscite a iscriversi e che si ponga la parola fine, alla, almeno a livello dilettantistico, al discorso economico che spesso contagia anche i giovani e magari li condiziona. La società anche, sì. Certo. Grazie ancora Giuseppe Zizzi. Grazie a voi.